L'Aquila vola al Fattori, batte 2-0 il Prato e centra il secondo successo interno consecutivo. In più esorcizza la bestia nera Prato contro cui non vinceva da lontano 2011. Una prova di qualità e sostanza per gli uomini di Perrone, puntuali soprattutto in difesa con la piacevole scoperta Cosentini sempre sugli scudi. Cosentini forse il migliore in campo, i complimenti nuovamente anche di Perrone in sala stampa, ormai è un punto fermo di questa L'Aquila, chi se lo aspettava? Neanche io veramente me l'aspettavo, devo dire grazie in primis al mister, come dico sempre, perché è lui che mi ha trovato questo ruolo e mi sta dando fiducia. Poi vabbè, da solo non faccio niente, sicuramente la squadra ha giocato bene e mi dà una mano in tutto quello che faccio, soprattutto Mancarone, che anche Mancini, insomma i più grandi che mi danno molta fiducia e mi danno anche consigli molto buoni. Nell'undici iniziale Perrone sorprende tutti, niente 4-2-4 ma 3-5-2, il modulo inaugurato nel derby con il Teramo. Dal primo minuto si rivede De Francesco in mediana, in attacco Ceccarelli agisce dietro perna, preferito a De Sousa che parte inizialmente dalla panchina. L'Aquila inizia bene, tesse le trame di gioco ma senza sbocchi in avanti. Al trentesimo però ecco la prima vera chance. Milicevic imita Ibrahimovic, tacco volante a liberare perna che conclude così in diagonale lambendo il palo. Al tramonto del primo tempo, seconda chance cestinata dai rossoblù. Manuel Mancini recupera l'ennesimo pallone a metà campo, sponda di perna, lobba a cercare Ceccarelli che sbaglia il controllo con il mancino e scivolando cicca di destro sul fondo. L'Aquila però capitalizza la mole di gioco nella ripresa. Salgono i ritmi, Perrone fa entrare prima Piva al rientro dall'infortunio per Ligorio, quindi De Sousa al posto di Ceccarelli. Al 52esimo, grande giocata in un fazzoletto di San Domenico che spara a botta sicura trovando Rossi in angolo. Al 64esimo, l'unica vera occasione per il Prato di De Petrillo. Cross dalla sinistra per il colpo di testa del neo entrato Gomez che trova i guantoni di Zandrini. Il gol aquilano è nell'aria, minuto 71. Cosentini lancio telecomandato per San Domenico sulla destra, cross al bacio per perna che in spaccata fa 1-0. Terzo centro in campionato per la rete napoletano e secondo assist di San Domenico a perna dopo quello contro il Teramo. La premiata ditta partenopea non ha però concluso lo show. 3 minuti dopo Mancini scodella per San Domenico, di nuovo cross dalla destra e stavolta di petto alla Balotelli, perna fa 2-0, regalandosi la prima doppietta in rossoblù. Quarto gol in campionato per il 9 aquilano e pensare che l'anno scorso erano stati solo 3 i centri nell'intera stagione. Perna che poi in transagonistica interviene così su Cavagna beccandosi il giallo. Meno sanguinoso però di quello che rimedia Manuel Mancini, che diffidato sarà costretto a saltare la gara di Siena in programma venerdì sera. Finisce qui 2-0 e tanti applausi per l'Aquila che gara dopo gara sta sorprendendo anche i più scettici ad inizio campionato. Se si continua così, la salvezza potrà arrivare senza patemi, nonostante la penalizzazione futura. A fine gara è raggiante in volto l'artefice principale della rinascita, il tecnico Carlo Perrone. Perrone, difficilmente chiedere di più, seconda vittoria consecutiva in casa, grandissima prestazione, tanta qualità in mezzo al campo e poi doppietta di perna. Sì, abbiamo fatto finalmente, diciamo, quasi tutto bene, diciamo meglio il secondo tempo che non il primo, dove comunque abbiamo, diciamo, creato tanto, però abbiamo finalizzato poco. Sono contento perché comunque penso che i ragazzi si meritino queste soddisfazioni per l'impegno che stanno mettendo dall'inizio del campionato. Oggi abbiamo fatto veramente una bella partita, e abbiamo cercato di giocare, abbiamo creato tanto e diciamo, abbiamo reso inoffensivo un Prato che comunque veniva da tanti buoni risultati. Ecco, tra l'altro una bella nota nel finale, qualche coro dalla tribuna per Carlo Perrone. Ma non ho nemmeno sentito, ma comunque i tifosi devono incitare sempre a sostenere la maglia. Io sono sempre abituato così, i singoli passano sempre, quello che resta è sempre la società e la squadra, quindi è giusto che la gente diciamo faccia i cori per l'Aquila Calcio. Poi se noi quest'anno riusciremo a fare qualcosa di buono sarà tutto di guadagnato.